Buonasera a tutte e a tutti e bentrovate e trovati in questo webinar di presentazione del libro L'orientamento in pratica, 28 casi di consulenza e bilancio di competenze raccontati dagli operatori, a cura di Leonardo Evangelista ed altri 23 professionisti nell'ambito dell'orientamento, che hanno partecipato presentando i casi concreti, scrivendo uno dei saggi iniziali o collaborando in altro modo alla realizzazione del libro. Mi presento, sono Alan Mauro Vai, orientatore e formatore, e modererò la serata, il pomeriggio. Essendo una diretta Facebook, non c'è l'opportunità di intervenire direttamente alzando la mano o facendo direttamente un commento a voce, però potete postare nei commenti qua sotto, in chat, le domande oppure gli spunti che volete porre. Così al termine della presentazione ci sarà spazio per rispondere ad alcune di esse oppure sviluppare appunto, gli spunti che volete dare. Come è strutturata la serata? Beh, in realtà in modo molto semplice. Inizialmente 5 dei 23 professionisti che hanno collaborato alla realizzazione del libro presenteranno l'opera. Ci saranno poi 10-15 minuti per rispondere alle domande selezionate dalla chat e infine negli ultimi 5 minuti della diretta posteremo in chat in anteprima per voi il link alla versione in PDF del libro. E la serata terminerà alle 19:30 precise al massimo, magari un pochettino prima, ma non dopo, saremo in questo molto puntuali. Bene, adesso prenderà la parola Leonardo Evangelista, che ci racconterà come è nato il manuale. Subito dopo, Alberta Arosio parlerà della struttura del libro e a seguire Emanuela Spernazzati illustrerà come sono stati strutturati i casi. Infine, Anna Maria Maestri mostrerà come usare il manuale per la formazione. E per concludere, Renata Panas ci spiegherà le ricadute positive, gli effetti dell'orientamento. Dunque, vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Leonardo Evangelista e ci rivediamo fra circa 30-35 minuti per lo spazio delle domande e degli interventi che avrete postato in chat. E ricordate che soltanto negli ultimi 5 minuti posteremo in chat, in anteprima per voi, il link al libro in formato PDF. Bene, che dire? A questo punto a te la parola, Leonardo. Grazie. Grazie Alan per la tua presentazione. Io sono Leonardo Evangelista e racconto com'è nata l'idea di realizzare questo casebook, questa raccolta di casi. L'idea è nata perché il nostro lavoro è un lavoro solitario. Ognuno di noi lavora da solo, a tu per tu, con i propri utenti, un utente per volta. E in genere mancano anche occasioni di condivisione e di supervisione e di confronto dunque con i nostri colleghi. E perciò la mia idea è stata di creare uno strumento di questo tipo, dunque di invitare altre persone che fanno parte della mia rete a raccontare dei casi che gli sono capitati in modo che potessimo confrontare la nostra pratica con quella dei nostri colleghi. Questa è stata la molla che mi ha spinto a proporre la realizzazione di quest'opera. E la collaborazione è iniziata a novembre dell'anno scorso, si è svolta attraverso dei webinar, attraverso una mailing list dedicata e poi attraverso scambi di email. Si è creato un bel gruppo di lavoro composto da quasi 30 persone. Non c'è modo adesso di citarle una per una, però vorrei salutarle tutte perché so che molti di loro sono in questo momento collegati a vedere questa presentazione. Dunque vi saluto e anche ovviamente vi ringrazio per il grosso contributo che ciascuno di voi ha dato alla realizzazione di questa raccolta di casi. Ecco, io ho finito, poi se avrete delle domande alla fine posso
rispondere ulteriormente, andare più nel dettaglio. E adesso passo la parola alla mia collega Alberta Arosio. Bene, grazie Leonardo. Un cordiale benvenuto a coloro che ci stanno seguendo. Buonasera. Il mio compito è proprio quello di illustrare com'è strutturato il manuale. L'orientamento in pratica, 28 casi di consulenza e bilancio di competenze raccontati dagli operatori. L'orientamento è in pratica un manuale che si prefigura come uno strumento di lavoro rivolto ad operatori attivi nei servizi di orientamento al lavoro. È nato, come abbiamo detto, da un'idea di Leonardo Evangelista, il quale, oltre a essere anch'egli un autore, ne ha curato la redazione ed anche i paragrafi che introducono ed illustrano gli strumenti metodologici e analitici. Il manuale è suddiviso sostanzialmente in 5 macro aree, possiamo dire. La prima introduce la raccolta, presentando con schede sintetiche i curricula dei 16 operatori e autori dei casi e l'ambito professionale e lavorativo nel quale forniscono le loro consulenze. Il gruppo degli operatori è un gruppo eterogeneo, provengono da ambiti differenti e quindi l'esperienza che riescono a comunicare attraverso l'analisi dei loro casi è un'esperienza, diciamo, a 365 gradi, davvero, davvero interessante. Sempre nella prima parte sono indicate le condizioni di utilizzo del manuale e come renderlo uno strumento utile alla propria formazione. Di questo aspetto, di questo in particolare tema, poi verrà approfondito da Anna Maria Maestri. La seconda parte riguarda gli aspetti metodologici che caratterizzano il manuale, quindi il processo di orientamento, la relazione educativa che scaturisce con l'utente cliente e il bilancio di competenze come strumento di empowerment. Nella stessa parte il manuale affronta i temi delle politiche attive del lavoro, dell'inserimento lavorativo, degli strumenti di efficacia dell'orientamento, della formazione finanziata e dei tirocini. Nella terza parte il manuale predispone la lettura metodologica dei casi. Dunque, da prima il manuale diciamo ci indica quali sono gli autori, nella seconda fase ci indica qual è il contesto nel quale si sviluppa l'orientamento, per poi arrivare nella quarta parte dedicata alla descrizione dei casi che sono trattati dagli operatori stessi. Si tratta di 22 casi di consulenza, di orientamento, nei quali gli autori presentano una descrizione dettagliata metodologica di grande interesse. Come indicato in apertura, l'orientamento trova nel bilancio di competenze uno strumento irrinunciabile. Dunque il manuale si chiude nella sua quinta parte proprio con i 6 casi di bilancio di competenza descritti e dettagliati dagli operatori che li hanno svolti. Come è già stato detto, è già stato anticipato, i professionisti, gli operatori che hanno contribuito, dunque sono 23, un numero significativo che ha potuto infatti portare a produrre un manuale, diciamo, che riteniamo possa essere molto, molto utile per gli operatori di orientamento al lavoro. Bene, passo la parola a Emanuela Spernazzati. Emanuela, devi attivare l'audio. grazie a tutti. Io invece vi parlerò di come abbiamo strutturato i singoli casi. Dunque, quando ci siamo incontrati, abbiamo rilevato che davvero ogni singolo consulente ha un personale modo per organizzare le informazioni, ma volevamo che i casi raccontati fossero facilmente raffrontabili. Questo perché chi li avrebbe letti avesse facilità proprio nella lettura e nell'interpretazione. Così abbiamo deciso di condividere uno schema comune secondo il quale presentare tutti i casi. Questo ci ha aiutati anche a fornire tutti i dati più rilevanti senza dimenticarne nessuno. È stato quindi una griglia che noi abbiamo condiviso
scelto insieme e poi utilizzato. La griglia si presenta in questo modo. Prima di tutto il tema della consulenza, quindi vi viene detto se si tratta di un bilancio o se si tratta di orientamento. E il tema della consulenza può essere davvero differente, si può trattare della definizione di un obiettivo professionale, come si può invece trattare del supporto nella ricerca del lavoro o di altro. Abbiamo definito e spiegato il tipo di servizio all'interno del quale è stato erogato il bilancio o l'orientamento. Quindi alcuni di noi lavorano presso enti, altri invece lavorano in privato. Abbiamo poi spiegato le modalità di erogazione, il luogo, ma anche il numero di incontri e la periodicità, nonché la durata. Poi siamo passati al motivo della richiesta. Qua si tratta proprio della richiesta che è stata espressa dal nostro cliente e quindi che abbiamo portato avanti con lui. Ecco, la griglia a questo punto presenta i dati del cliente. Abbiamo inserito i dati anagrafici, ma anche la situazione familiare, la situazione lavorativa, anche quegli eventi di vita che abbiamo ritenuto fossero rilevanti per spiegare meglio il caso. Ovviamente il titolo di studio, le esperienze professionali, però alle volte, direi sempre, abbiamo inserito quegli eventi significativi che abbiamo preso in considerazione per accompagnare poi il nostro cliente. In seguito trovate il dettaglio dei singoli incontri, quindi ogni singolo incontro è stato raccontato e nella sua specificità. Quindi l'andamento del colloquio, abbiamo raccontato e descritto le strategie del consulente e anche i contenuti portati dal cliente, il più possibile con dei riferimenti precisi, quindi anche con dei discorsi diretti, proprio degli interventi precisi del cliente. Dopodiché il piano d'azione, quindi che cosa è stato concordato con il nostro cliente ed eventualmente un accompagnamento nel caso in cui richiesto. Ok, il risultato atteso, perlomeno quello che speriamo di avervi lasciato, una raccolta di casi raccontati in maniera strutturata, in modo che possano essere confrontati, che possano avere tutte le informazioni necessarie per essere compresi e per rendere un contributo che sia utile proprio per la formazione di chi legge. Ora passo la parola a Anna Maria Maestri, che ci racconta come usare la raccolta dei casi per l'autoformazione. Grazie mille Emanuela e buonasera a tutte e a tutti anche da parte mia. Abbiamo visto con Emanuela e con Alberta come sono strutturati il manuale, i casi di consulenza e di bilancio di competenze e vorrei ripartire proprio da qui, spiegandovi come mai abbiamo deciso di strutturare il manuale in questo modo. Dello specifico, in una delle nostre riunioni di progetto, del team di progetto, è emerso da parte nostra il desiderio di fare di questo manuale non solo, come diceva Leonardo, uno strumento di condivisione di tecniche e di strumenti dell'orientamento, ma anche uno strumento utile per l'autoformazione e l'autoapprendimento. Infatti ci piaceva molto l'idea che il manuale non fosse solamente un altro manuale sull'orientamento, ma che potesse essere utilizzato dai colleghi orientatori e da altri professionisti dell'aiuto per formarsi, per apprendere e anche, perché no, co-creare insieme a noi. Per questo motivo abbiamo voluto dare due chiavi di lettura diverse al nostro manuale, che corrispondono a due livelli diversi di approfondimento e di coinvolgimento. Una prima chiave di lettura è proprio quella della semplice lettura del manuale, che è già di per sé molto efficace grazie a ciò che diceva prima Emanuela, e cioè grazie all'uniformità nella presentazione dei casi. Inoltre, come citava Alberta, una parte del manuale è incentrato anche su degli spunti di approfondimento teorico, e da questo possono emergere sicuramente in voi delle riflessioni spontanee individuali. Penso però che concorderete con me che quando approfondiamo una determinata materia leggendo o studiando più o meno manuali, apprendiamo più o meno concetti che prima c'erano sconosciuti. Questo tipo di apprendimento è un apprendimento di tipo passivo,
a cui noi tutti siamo molto abituati perché è tipico del nostro sistema educativo. Ed è sicuramente un'ottima base di partenza per l'apprendimento. Molto spesso però non è sufficiente per far sì che ciò che leggiamo o che studiamo entri proprio a far parte nel concreto delle nostre competenze, del nostro bagaglio di competenze pratiche, che è un po' quello a cui tutti noi professionisti ambiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di dare una seconda chiave di lettura, un secondo livello di approfondimento al nostro manuale, che è dato dall'apprendimento attivo e dalla co-creazione. Come abbiamo fatto questo? All'inizio del manuale voi troverete delle domande. Queste domande sono di diverso tipo. Troverete delle domande di analisi in cui vi verrà chiesto di sottolineare o appuntarvi determinati passaggi fatti dal consulente, come ad esempio quali parole ha usato il consulente per indirizzare il colloquio, in che modo lo ha indirizzato, quali parole o quali gesti, quindi linguaggio verbale o non verbale, ha utilizzato la persona in consulenza per esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri e così via. Una seconda tipologia di domande sono delle domande di riflessione, quindi vi si chiederà di mettervi nei panni del consulente o della consulente, quindi cosa avreste fatto di diverso dal consulente o dalla consulente? Avreste utilizzato degli strumenti o delle tecniche diverse e quali? E così via. In questo modo voi potrete da un lato apprendere e anche ricordare più facilmente strumenti e tecniche usate da altri orientatori che magari vi erano meno conosciute, ma potrete anche esercitarvi sulla gestione dei colloqui che sono stati descritti all'interno del manuale, e lo potrete fare sia da soli che con altri colleghi. Ed è qui che il manuale si fa anche uno strumento di co-creazione, perché attraverso la condivisione e il confronto con i vostri colleghi e anche con gli autori con i quali vi invitiamo a mettervi in contatto, voi potrete condividere i vostri spunti di riflessione, in questo modo diventare parte voi stessi del manuale in ottica di co-creazione. Per concludere, quindi, il manuale è nato con l'obiettivo di condividere strumenti e buone pratiche tra gli orientatori, ma come potete vedere è diventato qualcosa di più. È diventato uno strumento di autoapprendimento, di formazione attiva e di co-creazione. Quindi il nostro augurio è che tutti noi possiamo trarre il massimo da questo manuale per una nostra crescita nella pratica professionale, per poter dare un aiuto sempre più efficace alle persone che si rivolgono a noi per raggiungere i propri obiettivi professionali. Io vi ringrazio e lascio ora la parola a Renata Panas, che ci parlerà proprio degli effetti benefici dell'orientamento. Grazie Anna Maria e grazie a tutti che ci state seguendo e che ci avete dedicato questa ora, diciamo, insieme a noi. Io vi parlerò degli effetti positivi dell'orientamento, che ha l'orientamento sul cliente quando esso entra in consulenza. Quindi spesso durante il primo incontro il cliente presenta un atteggiamento insicuro, confuso e sfiduciato, tende a sminuirsi, a sottovalutarsi e non è in grado di fare una ricerca in modo efficace. L'orientamento è uno strumento importantissimo per superare queste paure e incertezze. Gli effetti dell'orientamento più importanti, adesso che citerò, sono esattamente il miglioramento delle conoscenze, delle proprie capacità e aspirazioni, migliorare, quindi il miglioramento delle conoscenze del mercato del lavoro, del mondo delle professioni e delle opportunità formative esistenti sul territorio, individuazione di nuove professioni obiettivo e la messa appunto di progetti di professionalizzazione, migliori modalità di ricerca di lavoro. Questi sono quelli più importanti che sono citati appunto nel nostro manuale. Vi ringrazio, ora do la parola a Alan. Grazie. Benissimo, allora ringrazio
e colleghe e Leonardo che sono intervenuti spiegando e appunto parlando di come è strutturato il manuale, da come nasce, quali sono gli effetti e anche come è possibile utilizzarlo da un punto di vista della formazione, per l'autoformazione e anche per migliorare le competenze di ciascuno, quindi dei colleghi, delle colleghe orientatori e orientatrici che leggeranno il manuale. Io adesso invito voi che state seguendo, siamo già arrivati a un bel numero, siamo circa adesso 173, siamo in crescita, e quindi questo è il momento, come si diceva all'inizio, delle domande, dell'opportunità di fare appunto delle domande oppure di mettere degli spunti di riflessione, se avete curiosità legate appunto a questo manuale, se volete avere qualche informazione in più su come si è creato, su quali sono state magari anche le modalità attraverso la quale ci siamo confrontati fra colleghi e colleghe per riuscire a creare il prodotto finale, che è stato comunque creato proprio in un'ottica di totale collaborazione con il coordinamento di Leonardo Evangelista, che è stato veramente molto prezioso, assolutamente, sia da un punto di vista di creazione, di proprio messa a terra poi del progetto in sé, ma anche da un punto di vista di coordinamento fra di noi. Quindi se avete delle curiosità, delle domande, questo è il momento di farle in modo da poter. Ecco, vi do appunto subito una domanda, la prima che sto leggendo, di Ilaria Maggi, che ringrazio. La domanda è: con quali criteri sono stati selezionati i casi descritti nel manuale? Ringrazio Ilaria, una bellissima domanda. Chi magari vuole rispondere a questa domanda? Leonardo o qualcun altro vuole rispondere a questa domanda? Vai, a questa domanda rispondo io, poi andiamo a turno. I casi sono stati, abbiamo concordato che i casi dovessero riguardare persone adulte normodotate, di nazionalità italiana o comunque che parlassero bene l'italiano. Ecco, questo perché volevamo che i casi fossero confrontabili. Non volevamo fare una raccolta di casi troppo eterogenea, perché altrimenti questa possibilità di confronto sarebbe venuta meno. Perciò questa è stata l'indicazione di partenza, e poi, data questa indicazione, ognuno dei consulenti ha scelto dei casi che riteneva utili presentare perché mostravano le sue tecniche, le sue modalità di lavoro. Questo è stato il criterio. Perfetto. Grazie mille della risposta. Leonardo, vedo stanno fioccando domande, molto bene, c'è una bella partecipazione. La seconda domanda è: potete darci un maggiore dettaglio del framework teorico o dei framework teorici di riferimento? Chi vuole magari fra di noi rispondere a questa domanda? Anna Maria, credo che... Ma Leonardo, io lascerei a te questa domanda così specifica, visto che sei tra di noi quello con la maggiore esperienza e conoscenza anche sulle teorie dell'orientamento. Quindi te la rimbalzo un attimo, me ne prendo un'altra. Ok, va bene, dai. Allora, le tecniche, l'approccio utilizzato viene fuori dalla lettura dei casi, no? Dunque, consulenti diversi possono usare delle tecniche e approcci in parte diversi, però una lettura dei casi fa vedere alcune costanti. Per esempio, una costante è che tutti gli operatori, tutti i consulenti coinvolti adottano un approccio formativo all'orientamento, cioè l'obiettivo di tutti i consulenti che hanno partecipato al progetto, lo vediamo nella descrizione dei casi, è un approccio volto a sviluppare competenze orientative nei loro utenti / clienti. Questa è una costante. Nessuno dei partecipanti usa, per esempio, dei test. Un'altra costante è l'utilizzo delle abilità di counseling e di coaching. Molto spesso in questi resoconti, lo vedrete leggendoli, vengono descritte delle riformulazioni, oppure anche una modalità di interazione con i vari utenti basati su domande aperte, no? Che portano la persona
a fare un certo ragionamento logico, no? Questo sarebbe il cosiddetto metodo socratico, che poi è quello che viene usato anche nel coaching. Ecco, questa è un'altra cosa comune. Un altro approccio comune è, per esempio, l'utilizzo del bilancio di competenze. Anche se i casi di bilancio di competenze sono solo 6, vediamo che anche in alcuni dei casi di consulenza sono state usate dei pezzi di bilancio di competenze. Per esempio, sono stati usati delle schede di autoanalisi. E dunque direi che anche questo strumento, il bilancio di competenze, è uno strumento che fa parte del bagaglio degli operatori che hanno partecipato al progetto. Ecco, queste sono le cose principali che mi vengono in mente. Perfetto, grazie mille Leonardo, stavo vedendo che le domande sono numerose, allora per Anna Maria ci sono due domande che secondo me possono può rispondere, ad esempio una è: quali target rappresentano le esperienze che avete scelto per il manuale, quindi età, location, territoriale, livello di studi? L'altra domanda è se i casi descritti sono riassuntivi di più incontri, quindi se si può leggere come è iniziata, terminata la consulenza, o sono centrate su un incontro specifico? Grazie Alan. E del target, come accennava appunto Leonardo, si parla di persone con comunque un buon livello di scolarizzazione e italiani. E rispondendo anche a un'altra domanda su questa linea, abbiamo comunque noi orientatori che abbiamo partecipato a questo manuale, arriviamo da diverse parti d'Italia. Quindi si parla di comunque casi di persone incontrate in consulenza su tutto il territorio nazionale. E a livello di età e di genere abbiamo comunque delle età dei generi più disparati. Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, che riguardava appunto se si parla solamente di un solo incontro o di più incontri, per quanto riguarda i casi di consulenza, dipende. In alcuni casi la consulenza è iniziata e si è conclusa nel giro magari di un incontro conoscitivo, una telefonata conoscitiva e poi magari un solo incontro. In altri casi invece si è parlato di più incontri di consulenza. Indubbiamente per quanto riguarda invece il bilancio di competenze, come ben sapete, non si può assolutamente concludere all'interno di un medesimo incontro, a meno che non si tratti di una maratona di diversi giorni non stop, ma in questo caso appunto si parla di diversi incontri, quindi la cosa interessante che qualcuno di voi ha anche sottolineato è proprio il fatto di poter anche seguire il percorso che ha fatto il consulente nella proposta di incontri, poi negli incontri che sono susseguiti con la persona, e dunque seguire anche un po' l'evoluzione della persona, anche se posso aggiungere da un punto di vista dell'approccio proprio alla questione orientativa, anche da un punto di vista di suo modo di porsi e di rappresentarsi. Quindi anche questo è molto interessante, rientra nella componente più formativa di questo manuale. Perfetto. Grazie mille Anna Maria per questa risposta molto esaustiva. Io invece risponderei a questa domanda che dice: buonasera a tutti, credete che il manuale descriva metodologie tecniche applicabili anche ai beneficiari di reddito di cittadinanza, platea molto svantaggiata, a bassa scolarizzazione e notoriamente assai distante dal mercato del lavoro? Dunque Fabrizio, io ho curato un saggio, un articolo all'interno del manuale che si occupa proprio di orientamento e politiche attive, perché mi occupo di politiche attive anche quindi beneficiari del reddito di cittadinanza, e sicuramente leggendo bene il manuale ho trovato degli spunti metodologici e delle opportunità di applicazione anche a una platea di beneficiari che hanno magari bassa scolarizzazione, distanza dal mercato del lavoro, perché in effetti
Nel manuale sono presenti casistiche, casi di consulenze e di bilancio di competenze che veramente sono molto varie, quindi sia trattano di vere e proprie consulenze di carriera, quindi di transizione lavorative di persone già occupate, ma anche di persone non occupate, disoccupate, che sono in cerca di nuova occupazione e per cui le tecniche utilizzate possono adattarsi anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Sì, ti ringrazio comunque per la domanda, Fabrizio. Andando avanti con le domande, a parte quelle appunto cui posso rispondere direttamente rispondendo per iscritto sulla chat medesima, una domanda che viene fatta è: i casi descritti nel manuale forniscono uno scenario italiano da nord a sud o sono circoscritti solo a qualche regione? Chi vuole rispondere a questa domanda? Io farei parlare Emanuela, dai. Okay. Allora, i casi sono stati scelti dai vari consulenti e quindi rispecchiano sicuramente l'esperienza del consulente. Non ci siamo dati una regola precisa a priori. Quello che posso dire è che, perlomeno in questo periodo, è capitato di condurre anche dei colloqui, delle sessioni online. Nel mio caso specifico, ad esempio, il mio lavoro ad oggi non ha frontiere, quindi io abito a Cremona, ma i casi che io ho raccontato non sono di persone del mio territorio. Questo perché, avendo la possibilità, diciamo l'obbligo in un certo periodo di lavorare online, mi ha permesso di lavorare che con persone di tutta Italia, quindi sia del nord che del sud, sto pensando poi un po' ai clienti che ho avuto in questo periodo, e devo dire che mi sono capitati in molti casi anche di italiani all'estero che desiderano ritornare in Italia o che comunque preferivano lavorare con nel mio caso counselor e coach, però comunque con un consulente di madrelingua italiano che lavorasse appunto con loro dall'Italia. Quindi non c'è stata una volontà di distribuire i casi, ma i casi sono stati presentati dai consulenti in quanto casi che potevano essere utili e rappresentativi. E quindi in questo modo sono un po' diffusi su tutto il territorio. Grazie mille Emanuela per la risposta. Dunque ho una domanda di Alex De Angelis che dice: sono tutti casi di successo o sono presenti anche dei casi in cui l'orientatore non è riuscito a ottenere i risultati sperati? Chi vuole rispondere a questa domanda? Anche molto interessante. Beh, se non risponde nessuno, mi candido io, visto che ho letti, letti tante volte, commentati. Allora, sono tutti casi di successo. La raccolta dei casi non di successo sarà il prossimo progetto. In questa prima battuta, ognuno dei consulenti, non perché poi fosse una cosa voluta, però quando andiamo a leggerli vediamo che ognuno dei consulenti ha presentato dei casi che sono andati bene. Certo, in alcuni casi ci sono anche delle criticità e spesso queste criticità dipendono per esempio dal mancato raccordo con altre misure di politica attiva del lavoro. Per esempio ci sono dei casi dove ci sono difficoltà ad attivare dei tirocini, ci sono dei casi dove ci sono difficoltà a trovare dei corsi di formazione che rispondano a quelle che sono le necessità degli utenti. Ecco, però in generale vediamo che sono tutti casi dove il consulente è in grado di creare una buona relazione di lavoro, una buona collaborazione di lavoro con il cliente e dove questa relazione di lavoro ha dei risultati positivi. Poi in alcuni casi addirittura il cliente, l'utente trova anche lavoro, ecco, anche se questo poi non era l'obiettivo, diciamo, che ci eravamo dati. In altri casi invece l'utente, cliente, si attiva, inizia a fare delle cose. Prima faceva una ricerca di lavoro molto blanda e grazie alla consulenza che svolge
si mette a fare una ricerca di lavoro più efficace e con un numero di contatti molto più elevati. Nel momento in cui il cliente ha contattato l'operatore, era indeciso fra due scelte di carriera, e grazie al rapporto e al lavoro con l'operatore riesce a fare una scelta e a decidere di indirizzare la sua carriera in una determinata direzione. Ecco, vediamo, in tutti i casi che abbiamo ci sono dei risultati di questo tipo, dei risultati positivi, ecco. Ma ripeto, la raccolta con i casi negativi potrebbe davvero essere il prossimo progetto, perché anche i casi negativi ci insegnano delle cose, no? Se un caso va male per una serie di motivi, è importante capire perché. Perché capire perché ci serve per migliorare, no? Per fare meglio. Ecco. Del prossimo progetto parleremo ora, quando facciamo calare un po' la polvere, e poi riprenderemo, credo, fra 2 o 3 settimane, faremo un altro incontro. E, anzi, se delle persone che sono qui, che stanno assistendo a questa diretta, sono interessate, magari se mi mandate una mail vi tengo informati e poi vi faccio sapere quando facciamo il prossimo webinar per parlare di un altro progetto di questo tipo. Ecco, se mi scrivete io poi vi contatto. Passo di nuovo la parola a te, Alan. Grazie mille, Leonardo. Allora, io qui ho 3 domande cui potrei rispondere brevemente, così, e intanto poi invece ce n'è una che indirizzo a voi. La prima è di Riccardo Sgherri, che ringrazio. Una domanda: sono stati applicati vari approcci metodologici nella gestione dei casi? Sì, come si diceva prima, gli approcci metodologici sono stati svariati, tanti, direi quasi quanti sono comunque gli orientatori professionisti che hanno lavorato ai casi, ed è proprio una delle risorse di questo manuale il fatto che le opportunità e le varietà di intervento e le metodologie e quindi le opportunità di attività, di azioni che sono state poste in essere dagli orientatori e dai professionisti possono proprio dare nutrimento, risorse, opportunità di formazione, di spunto ai professionisti che lavorano nell'orientamento. Un'altra domanda è di Alberto Di Capua: avete narrato anche casi di lavoratori che grazie all'orientamento hanno fatto una scelta di lavoro autonomo con partita IVA? Sì, ci sono alcuni casi in cui alcuni degli utenti, dei clienti che sono stati presi in carico in questi casi sono stati indirizzati e accompagnati in alcuni casi, o comunque gli è stata prospettata l'opportunità di anche aderire a percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità. Nel libro è presente un accenno del background dell'ambito professionale degli orientatori, chiede Daniele Tessarolo. Rispondo, sì, c'è all'inizio del libro un'indicazione, un accenno su una mini bio, diciamo, di ogni professionista, con alcuni, anche per alcuni, dei contatti specifici sulle loro attività, quindi anche con un riferimento al sito o alla mail per mettersi direttamente poi in contatto con i professionisti stessi. Invece una domanda che vorrei appunto girare a voi è: le consulenze sono avvenute al telefono o in presenza? Vi siete fatti lasciare poi un feedback dall'utente cliente? Chiede Luigi Campolungo, che ringrazio. Domanda per voi. Alan, se vuoi io comincerei a dire che le consulenze sono state fatte in maniera differente, quindi in presenza online, ma molti di noi fanno un primo incontro telefonico, quindi ci sono le varie modalità. E relativamente al feedback, solitamente durante il percorso, allora, quando si tratta di percorsi più lunghi, si instaura comunque una relazione, e il feedback è un feedback continuo da parte del cliente. Nel mio caso, ad esempio, non ho un questionario di soddisfazione strutturato da presentare al mio cliente, ma la relazione con il cliente generalmente continua. Nel senso che i miei percorsi durano qualche incontro e quindi si crea una relazione che non muore, anche perché spesso si tratta di attivare ricerche di lavoro che poi la persona porta avanti, e quindi è naturale rimanere in contatto. Questo perché appunto è una relazione che si crea. Questo
è il mio punto di vista, è il mio esempio specifico. Comunque, invece, relativamente alle tipologie di contatto con il cliente, sono davvero, per quanto ho visto, sono davvero tutte, dal telefono alla presenza, alla videoconferenza, dovuta anche a questo periodo. Perfetto. Grazie, Manuela. Grazie mille, Manuela. Scusa, Alan, vorrei aggiungere una cosa. Vorrei evidenziare che la gran parte dei casi che sono raccontati sono casi freschi, perché quando noi abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto a novembre, abbiamo concordato di raccontare non casi del passato, anche se ci sono alcuni casi del passato che sono capitati a qualche consulente, ma di raccontare dei casi in divenire, dei casi come stavano accadendo. In particolare abbiamo concordato che ogni consulente avrebbe raccontato incontro per incontro quello che stava accadendo durante la consulenza. Dunque, per esempio, troverete molti casi di persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, no, perché questa sappiamo adesso è un'emergenza che ha purtroppo un impatto molto forte sulla situazione lavorativa. E di conseguenza alcuni di questi casi non sono ancora terminati. Cioè il consulente ha raccontato il pezzo di consulenza di 3 mesi, nel caso di consulenze che sono andate avanti con più incontri, e poi il caso finisce dicendo che il cliente sta facendo delle cose e poi non sappiamo come sta andando, cioè come finirà. Perché? Perché la storia è ancora in divenire, diciamo così. Ecco, penso che questo sia un punto distintivo, un punto molto positivo di questa raccolta di casi, perché questa scelta di raccontare i casi durante il loro divenire, scrivendo, prendendo una nota dopo ogni incontro, rende questi casi molto ricchi di dettagli, molto ricchi di informazioni. Questi casi sono casi che sembra di vederli, poi quando li leggerete avrete la stessa impressione di cui vi sto parlando, vi sto raccontando. E questo fatto che i casi sono freschi e sono pieni di dettagli è anche il motivo che li rende molto utili poi per la formazione e l'autoformazione, perché ci sono molti dettagli che vale la pena di notare, no? Che sono molti spunti che è possibile prendere poi in un contesto formativo con altri operatori e anche per fare un confronto con la propria pratica, perché la pratica che viene descritta è descritta molto in dettaglio, cioè i casi vanno avanti per pagine e pagine. Questa pubblicazione è una pubblicazione di 160 pagine. Ecco, quando la vedrete vi rendete conto di questo grande livello di dettaglio che contiene. Alan, ti passo la parola. Oh, se ecco, restando su questo tema, Leonardo, volevo appunto c'è Roberta Gremmo che ringrazio, che in effetti fa una domanda in questo senso. Vengono indicate per caso anche delle modalità di raccolta dei feedback del cliente e o vengono utilizzati in questi casi degli strumenti che traccino l'impatto o la valutazione dei percorsi? Questa magari sempre a Leonardo, sempre in questo tema. Ho perso la domanda però perché sto rispondendo sulla chat, magari se rispondi tu o qualcun altro a questa domanda. Allora, guarda, no, in questo senso era ricollegato a quello che stavi dicendo, quindi no, nel senso la raccolta dei feedback del cliente o utente, nel senso che quello che, come diceva Leonardo, all'interno dei casi una delle particolarità e ciò che rende veramente completo, come diceva Leonardo prima, questa raccolta di casi è proprio che vengono proprio esplicitate sia le azioni messe in atto dall'orientatore, ma soprattutto quali sono i feedback, sia da un punto di vista, come si diceva durante la presentazione, di quello che è il comportamento messo in atto durante la consulenza, ma sia dei feedback da parte del cliente o utente nell'ottica proprio di andare a sentire, a sollecitarlo a volte tramite domande dirette con le tecniche di riformulazione, richiesta di feedback o semplicemente anche direttamente a quello che percepisce l'orientatore, quindi
c'è uno scambio continuo nel testo, viene proprio indicato in maniera effettiva e esplicitata quelle che sono le azioni dell'orientatore e quelli che sono i feedback che da un lato l'orientatore professionista riceve, dall'altra vengono direttamente a volte esplicitati dall'utente, dalla persona che è in consulenza. Quindi in questo senso, però non ci sono proprio degli strumenti veri e propri che abbiamo utilizzato per tracciare l'impatto o la valutazione del percorso effettuato. È all'interno del caso stesso il professionista che ha redatto la consulenza o il bilancio indica all'interno della spiegazione del caso proprio quelli che sono i feedback sia percepiti sia quelli esplicitati direttamente dall'utente e dal cliente. Vuoi aggiungere qualcosa, Leonardo, rispetto a quello che ho detto? Sì, volevo dire che non abbiamo voluto fare una ricerca scientifica sugli effetti dell'orientamento, perché una ricerca di questo tipo avrebbe richiesto una metodologia diversa e poi avrebbe richiesto di coinvolgere, cioè di raccontare, di esaminare molti più casi. Invece abbiamo scelto un approccio narrativo, dove ogni consulente ha raccontato due o tre casi per far vedere che cosa accadeva durante la relazione, durante il tempo passato insieme. Dunque le sue strategie, per esempio, per iniziare il colloquio, le sue strategie per aiutare il cliente nell'esplorazione dei propri punti forti o per far emergere la motivazione dell'utente. Cioè abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle metodologie, sugli strumenti utilizzati dai consulenti. Ecco, mentre invece, ripeto, un'analisi, una ricerca sugli effetti dell'orientamento, certo, è sicuramente ugualmente legittima, no? Con un approccio scientifico, però non è quello che noi volevamo realizzare qui. Il nostro obiettivo era avere uno strumento che ci permettesse di raccontare che metodi usiamo, come li usiamo e confrontare quello che facciamo con altri colleghi. Questo è quello che volevamo fare. Mm-hmm. Certo, grazie Leonardo. C'è una domanda con un taglio molto psicologico, quindi la rivolgo a te o altri psicologi presenti fra di noi in questo momento, di Barbara Zanetti, che dice: deontologicamente quanto uno psicologo clinico può delimitare il lavoro di orientamento o bilancio di competenze rispetto ad approfondire aspetti più problematici che dovessero emergere qualora li ritenga discriminanti? Leonardo, vuoi rispondere a questa domanda? Ma se nessun altro risponde, rispondo io. Non vorrei, ora monopolizzare un po', ma noi sappiamo che l'orientamento ha a che fare con l'inserimento nella vita professionale e il miglioramento della vita professionale. E questo è anche il compito che ci viene assegnato quando lavoriamo, per esempio, con finanziamenti pubblici, no? Dobbiamo aiutare le persone a migliorare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, dunque, quando vengono fuori delle problematiche di altra natura, per esempio delle depressioni che hanno una rilevanza clinica, oppure problemi di stabilità emotiva, oppure problemi cognitivi, su questi problemi non lavoriamo. Perché? Perché questo non è il mandato che abbiamo. Questa perlomeno è la mia opinione. Questo anche quando l'operatore è uno psicologo, dunque sarebbe abilitato per legge a lavorare su tematiche di questo tipo. Però, secondo me, il mandato che riceve dal suo committente, pensa a un centro per l'impiego, un'agenzia per il lavoro, è un mandato di altro tipo, che non prevede di lavorare su queste tematiche. E dunque, in questi casi, secondo me, è necessario fare un rinvio. Diverso è il caso quando uno psicologo esperto anche di consulenza di carriera lavora con un cliente sulla base di una consulenza di carriera, dunque fa un servizio a livello individuale che è pagato direttamente dal cliente. Allora in questo caso, secondo me, lo psicologo e il cliente possono accordarsi per lavorare su quello che ritengono più opportuno. Questa è la mia risposta, ammesso che ho capito bene la domanda. Ecco. Sì, grazie mille. Sì, direi che come domande vedo se ce ne sono altre, sono state moltissime, vi ringraziamo, in effetti
È un tema che a quanto pare vedo che appassiona, vediamo che ha riscontrato il vostro interesse, quindi siamo molto contenti in questo senso. E c'è una domanda di Giulia Fiorillo che chiede: cosa intendete che il caso vada male? Ossia, qual è l'obiettivo atteso esplicito? Posso rispondere io? Come no, prego. Vai, Anna. Molti di noi, nel momento in cui un cliente comincia un percorso di consulenza insieme a noi, chiedono proprio al cliente di esplicitare il suo obiettivo, quindi che cosa si aspetta dal percorso di consulenza. Questo è qualcosa che deriva comunque dalle metodologie di coaching. Quindi è un duplice obiettivo. Da una parte, per il consulente è molto importante appunto sapere quali sono le aspettative della persona rispetto al percorso di consulenza che si farà, e dall'altra parte permette anche alla persona stessa di esplicitare a parole, verbalmente o a volte anche per iscritto, se si fanno appunto dei patti magari di consulenza di questo tipo, che cosa si aspetta, e si prende anche un po' la responsabilità di fare la sua parte nel raggiungere questo obiettivo, che come si sa in ogni percorso di consulenza è fondamentale, l'attivazione da parte del cliente. Quindi in questo senso, almeno per insomma, la mia personale opinione, però un percorso di consulenza raggiunge il suo obiettivo, quindi è di successo nel momento in cui si riesce a raggiungere l'obiettivo che la persona si era prefissata. Poi per ogni incontro si possono effettivamente identificare degli specifici obiettivi di quell'incontro. Come diceva anche Leonardo, l'obiettivo che può essere l'obiettivo ultimo di qualcuno, che è appunto il fatto di trovare lavoro nel settore di specifico interesse o entrare in una determinata azienda, dipende da molte variabili che vanno anche al di fuori di quello che può essere controllato a livello di consulenza di orientamento. Quindi in realtà un percorso potrebbe anche non concludersi con il fatto che la persona lavora in quel settore, trova lavoro in quel settore o in quella specifica azienda. Quindi sono due cose comunque da tenere separate. Non so se qualcuno voglia aggiungere qualcos'altro, dare magari il suo punto di vista. Posso magari aggiungere io, Anna, perché hai introdotto un argomento che secondo me è centrale. Ad esempio nel coaching si definisce nel primo incontro l'obiettivo, che deve essere però un obiettivo ben formato, quindi ovviamente non possiamo prendere in carico un obiettivo che non dipende totalmente da noi e quindi che non possiamo gestire. Quindi ci sono anche casi in cui magari dobbiamo ridefinire l'obiettivo. Il fatto di definire un obiettivo serve anche al cliente, perché lui riconosca quando questo obiettivo è stato raggiunto. Quindi l'obiettivo potrebbe essere semplicemente: voglio capire qual è la figura professionale alla quale posso ambire, perché in base a un percorso, un bilancio di competenze, eccetera, io so che quella professione esiste ed esiste per me. Io la sintetizzo un po' così. Spesso le persone intendono come percorso è andato bene o andato male, ho trovato lavoro oppure non ho trovato lavoro, cioè ho trovato quel lavoro oppure non ho trovato quel lavoro. Sono effettivamente due cose distinte, perché molto spesso il percorso aiuta a capire qual è la professione alla quale si può ambire, avere tutti gli strumenti necessari, non solo CV e curriculum, ma anche proprio competenze, attitudini, un piano di lavoro strutturato, un piano d'azione strutturato. Però poi per qualcuno di noi, il cliente o l'utente poi deve procedere per un certo tempo nell'invio di CV, nella richiesta, nella formazione prima magari. Quindi non vediamo il risultato, per quello che poi io dico, io di solito rimango in contatto perché poi le persone mi fanno sapere se sono riuscite nel loro obiettivo specifico o se magari sono riuscite ad arrivare vicino, ma non proprio al sogno professionale, diciamo. Quindi era solo per completare, però assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Grazie mille Emanuela e ad Anna Maria. In effetti questa è una tematica interessante, no? Capire che cosa significa quando la consulenza o l'attività che viene svolta è andata male. Male secondo me significa magari anche capire se ci sono state delle criticità
che l'operatore ha ravvisato oppure delle azioni che avrebbe fatto in maniera diversa successivamente, e quindi anche in un'ottica di andare ad analizzare in maniera oggettiva, critica tra virgolette, quelli che sono stati i passi compiuti dal professionista in consulenza, e quindi andare a comprendere anche magari quali possono essere eventualmente delle soluzioni diverse che potevano essere state prospettate. Magari si può anche fare un taglio in questa direzione, non lo so, si vedrà poi successivamente quando si lavorerà su questa nuova su questo nuovo progetto molto interessante. Grazie mille. Ecco, Mauro, scusa, sì, se mi stai ascoltando, sì, io ho visto una domanda alla quale vorrei rispondere, o comunque certo, provare a rispondere, quella di Elga Bakis, perché poi si ricollega in parte anche a quanto è stato appena detto. Elga Bakis ci chiede: il manuale può essere utile anche per orientare i giovani nella scelta universitaria professionale da intraprendere post diploma? Il manuale tratta alcuni di questi casi, di come orientare giovani, vi sono dei casi specifici di giovani che vengono orientati in scelte professionali, ma anche formative, che vanno a recuperare delle scelte formative che evidentemente non sono state ponderate in modo adeguato, perché non hanno tenuto conto di quelle che definiamo anche non solo le aspirazioni, perché spesso le famiglie poi orientano i giovani verso ad una formazione che può risultare più richiesta sul mercato, però è una formazione che di per sé non coincide con quelle che sono le caratteristiche e le soft skill del giovane. E ecco, appunto, per rispondere a Elga, noi abbiamo trattato ad esempio i tirocini in modo così molto blando, perché non erano poi il tema centrale, chissà, forse in futuro potremo affrontarlo, però i tirocini e gli stage sono proprio degli strumenti che anche per quanto riguarda l'orientamento ad individuare le skill, ma individuare poi le aspirazioni reali a cui un particolare carattere di un giovane può ambire, quell'ambito nel quale può effettivamente mettersi in gioco, ecco, i tirocini formativi anche post diploma, non necessariamente post laurea o durante il periodo universitario, tema del quale mi occupo proprio per lavoro, e possono essere degli strumenti vincenti. E quindi il manuale in alcune parti un po' diciamo anche in modo ampio, perché va a recuperare dei percorsi di studio, utenti, clienti che si rivolgono all'orientatore proprio perché vanno a recuperare percorsi di studio che magari hanno affrontato con il massimo impegno, ma tuttavia non erano quei percorsi nei quali riuscivano a mettersi in gioco. Spero di aver dato una risposta utile. Grazie mille Alberta, sì. Ma vedo che sono arrivate le 19:27, quindi siamo arrivati, come dire, suona la campanella, perché è il momento in cui andiamo finalmente ad inviare il link del PDF. Sono arrivate ancora alcune domande, magari c'è l'opportunità di rispondere successivamente per iscritto, tanto queste restano sulla pagina, poi magari potremmo rispondere per iscritto. È arrivato il momento, Leonardo, giusto? Qui andiamo a postare il link in modo che chi è rimasto fino ad ora, vedo che ci sono 180 persone che stanno seguendo in questo momento il webinar, e quindi siamo arrivati al momento di svelare il link dove potrete scaricare il PDF e quindi potrete leggerlo e finalmente vedere l'opera. Completo. Bene, facciamo un countdown tutti insieme, 10, 9, 8, no, non è l'ultimo dell'anno, va bene, ok, va bene. Allora, potete scaricare la nostra opera da questo link vale una settimana, e poi se avete delle difficoltà di scaricamento non c'è problema, tanto io vi mando una mail o stasera o domani al più tardi, con lo stesso link, e dunque anche se non riuscite a scaricarlo dalla chat, potete poi cliccare sul link nell'email e scaricate
la pubblicazione da in quest'altro modo, diciamo così, ecco. Perfetto. Ecco il link, è stato postato, sì, eccolo. Sì, sì, quindi è sul Drive Google, quindi chiunque può accedere e poi scaricare direttamente il file. Bene, siamo stati puntualissimi, sono le 19:29, quindi a questo punto direi che siamo ai saluti, come avevamo promesso, siamo puntuali, ecco. Giustamente sì, anche... voglio salutare tutti i colleghi, gli amici, anche le persone, scusa Alan, che hanno partecipato alla guida, per esempio Barbara, poi sto riandando un po' all'insù, poi anche altre persone che conosco, insomma Lorenza, ciao Francesca, è arrivata anche lei, un'altra contributrice, Maria Antonietti e via discorrendo, va bene, Alessio Pigro, eccetera, grazie. Grazie, insomma, di aver partecipato. Ecco, Alan, scusa. No, no, ma giustamente, anzi, colgo anche l'occasione se Anna Maria o Emanuela o Alberta o Renata vogliono eventualmente fare un saluto finale. Io saluto anche tutte le persone che sono intervenute e anche, appunto, c'è anche Anna Maria Boscarini che ci ha seguito, non so se è ancora presente, che chiedeva le slide. Come ti avevo detto Leonardo che le slide avrebbero fatto successo e quindi Anna Maria chiedeva se le slide di questa sera potesse averle. Adesso, sì, sì, certo, dove le mettiamo? Nel Drive oppure le possiamo mettere anche su qui nella pagina Facebook forse, sì. Sì, 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 come fare, è vero, ora devo magari capire PDF. Come si fa. Sì, 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 salvo il PDF. Certo, certo. Sì. Perfetto, allora sono le 19:31, abbiamo terminato la diretta, ci sono, anche vedo una grande partecipazione, ci sono molte persone. A questo punto se Anna Maria o Alberta o Emanuela o Renata hanno magari altri saluti, se non hanno altri interventi da fare, a questo punto io saluterei tutte e tutti. Vi ringraziamo per la partecipazione, ho anche notato che molte persone hanno scritto che sono interessate anche ad avere a partecipare ad altri webinar di questo tipo, perché come dicevi Leonardo all'inizio, questa esigenza fra orientatori di confrontarsi e di confronto è molto sentita. E quindi magari pensiamoci di organizzare in futuro altri incontri di questo tipo, magari su specifici temi che possano essere di interesse nell'ambito dell'orientamento. Va bene. Sì, va bene. Sicuramente. Perfetto. Allora chiudiamo, vi ringraziamo ancora, scaricate il link, tanto poi rimarrà anche la live registrata fino a quando Leonardo vorrà sulla pagina e il link da qui a 7 giorni è scaricabile. Comunque le persone che poi si sono registrate riceveranno la mail successivamente e poi comunque sempre sulla pagina di presentazione della pubblicazione L'orientamento in pratica troverete sia il video della live e sia poi il riferimento al link per scaricare il libro in formato PDF. Benissimo. Ciao a tutti. E allora ancora grazie. Grazie mille. Ciao. Buonasera, grazie a tutti. Buona serata. Alla prossima occasione.